Sabrina Salerno, celebre cantante e icona della musica italiana, ha recentemente affrontato una delle sfide più difficili della sua vita, la diagnosi di un tumore al seno. Dopo aver scoperto un nodulo maligno, l'artista ha subito un intervento di quadrantectomia lo scorso settembre. Questo intervento chirurgico ha comportato la rimozione di una parte della mammella, ma Sabrina ha affrontato la situazione con una straordinaria forza e determinazione. La sua storia inizia il 24 luglio, quando, mentre si preparava per partire per gli Stati Uniti per impegni professionali, ha ricevuto una chiamata dall'ospedale che le comunicava la necessità di un intervento urgente. Nonostante il profondo sconforto iniziale, Sabrina ha scelto di non lasciarsi sopraffare dalla paura. In un'intervista ha dichiarato di voler trasformare la sua esperienza in un'opportunità per sensibilizzare gli altri sull'importanza della prevenzione. La prevenzione è la prima cura, ha affermato, sottolineando quanto sia fondamentale per tutti prendersi cura della propria salute. La cantante ha ricevuto un enorme sostegno dai suoi fan e dai colleghi che le hanno inviato messaggi di incoraggiamento e affetto. Questo supporto l'ha aiutata a mantenere un atteggiamento positivo durante il percorso di cura. Dopo l'intervento, Sabrina sta seguendo un programma di radioterapia, avendo evitato la chemioterapia. Tuttavia, è consapevole che la sua battaglia non è ancora finita. Navigo a vista, ha detto, esprimendo la sua determinazione ad affrontare qualsiasi sfida futura, incluso il rischio di una mastectomia. La sua forza d'animo è evidente e ha dichiarato che se dovesse affrontare un'eventuale recidiva non ne farebbe una tragedia. La sua reazione è un esempio di resilienza e positività che ispira molti a non arrendersi di fronte alle avversità. La malattia ha anche portato Sabrina a riflettere su chi siano i veri amici e sul valore delle relazioni. Ha notato come alcune persone si avvicinino per curiosità, mentre altri dimostrano un sincero interesse per il suo benessere. Inoltre, ha condiviso le sue preoccupazioni, richiamando la morte, si esprimendo sul desiderio che i cari siano felici, che dare sono per nessuno che un suo paio di partite. La sua forza e il suo detto mi sono fatti aiutare chiunque.